Amici di Teleiride, bentornati nel frastuono del palazzetto dello sport di San Marcellino, Firenze, Fiorentina Basket, Comarc Bergamo. Solo difese in questo avvio, con errori piuttosto banali da una parte e dall'altra. Marusic prova a portare profondo l'avversario, lo scarico poi per Facchino che va con la bomba da tre ed è un gol per la Fiorentina Basket, per la partita. La prima segnatura è di Danny Facchino. Lo show difensivo di Lenti, poi Facchino resta piantato sul blocco. Due triple da una parte, una dall'altra, 6-3. Un pasticcio bello e buono. La penetrazione si chiude, la difesa, bravo Lenti a tenere. Poi sul rimbalzo, la difesa si muove. È comodo il tap-in che riporta Bergamo a meno 3. Secondo tiro libero errato, due secondi, un secondo, conclusione che va a bersaglio. Finisce bene il primo quarto per la Comarc Bergamo. Si arrabbia coach Salieri, la sua squadra è comunque avanti dopo i primi 10 minuti della partita. 12-10, vantaggio Fiorentina Basket. Percentuali non positive da una parte e dall'altra. 6 su 18 per la Fiorentina, 5 su 17 per Bergamo. Grandissima penetrazione, altrettanto lo scarico. Non può che essere questo l'esito. Chapeau per Alessandro Panni. Poi prova Bergamo con un canestro fluttuando nell'aria. Chi fluttua dal primo secondo della prima partita è Mohamed Touré. Torna l'inerzia sui binari bianco-viola. Time out Bergamo, meno 5, quasi. Primi due quarti di partita. Altro canestro. Panni is on fire, come si dice oltreoceano. 14 sull'azione per la Fiorentina. Si va proprio da Lasagni. Touré, il blocco centrale di Lenti che si butta dentro, si alza in una mattonella. Mohamed Touré, signore e signori, straordinario. Guardate che sportellate clamorose con Bianchi protagonista. Il pick and roll, la Veronica, lo scarico. Il rientro di Touré, punito però dal long two, firmato Scanzi, secondo canestro di giornata. Chiarello, Scanzi, libero oltre la linea dei 6,75, Planezio che riceve e mette la bomba. 17 punti da recuperare adesso per la Fiorentina Basket. Planezio offre il blocco a Panni. Un'idea di tiro da tre che diventa certezza e soprattutto canestro. Confermo quanto detto prima, lo sottoscrivo. Gap ingeneroso per la Fiorentina. Più 20 adesso, 64-44. Arrivano gli applausi di San Marcellino, non potrebbe essere altrimenti. Davvero meritati per questi ragazzi, straordinari. Per l'abnegazione che hanno messo sul parquet di casa. Arriva la tripla della staffa che fa arrivare Bergamo a quota 70. Fiorentina andrà a cercare un canestro importante. Salieri invita suoi a guardare il cronometro. Facchino arriva fino al capolinea, un secondo, finisce qui 72-61 il successo della Comarc Bergamo sulla Fiorentina, decimo turno del campionato di Serie B, girone B di basket, che si chiude dunque con una sconfitta, ma che la Fiorentina può vivere ed affrontare con la testa altissima. Partita di orgoglio, era una situazione complicata in avvio, lo è anche in chiusura, ma comunque davvero applausi per la squadra di coach Salieri.